Ma salve a tutti, buongiornissimo, ben arrivati. Buena Shotroek, Cesare, buongiorno ragazzi, ben arrivati. Come la va? Come state? Com'è iniziata questa giornata? Io ero un pochino che volevo giocare a questo gioco. Aspettavo il momento giusto. Opzioni. Allora, dove sei? Sensi, inverti, mira verticalmente. Attiva, imposta lato. Altoparlanti, la lumi... No, motion blur, bleh. Non c'è... Allora, sottotitoli li attiviamo. Ma per la... Ma Quasi nevica? Oh, ieri... No, l'altro ieri... No, anche ieri, mi sa. L'altro ieri ha nevicato in gran parte dell'Italia. Infatti... Allora, luminosità credo vada bene. Sottotitoli ci siamo. Vai. 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 Sta andando. E psichedelico. Molto psichedelico, mi piacciono tutte queste cose. Lento a caricare, però. Dai, che voglio giocare. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture is something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here.
Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Wella, Coinopman, buongiornissimo. Tenkar, grazie mille dell'host, gentilissimo come sempre. Buongiorno ragazzi, ben arrivati. Hanno lasciato direttamente un pacchetto di sigarette. Ciao Shingeki, buongiorno, ben arrivato. Ah. Ok, che strana foto. Qua dietro ci sarà qualcosa? Una macchina da scrivere. Ok. Cioè. Va bene che va bene, ma. Cioè. Fino. Molto retro. Ciao Cobra! Buongiorno. Promemoria sugli oggetti. Promemoria, certi oggetti non sono permessi all'interno dell'agenzia. Gli incidenti recenti hanno reso necessario il rilascio di un promemoria sui materiali proibiti. Armi non autorizzate, cerca persone, computer portatili, orologi smart, telefoni smart. Ah, ecco perché usavano la macchina da scrivere. Dispositivi di gioco smart, qualsiasi cosa smart. Matite numero 2. Ok. Mario, grazie mille del follow, gentilissimo. Qualsiasi oggetto considerato rappresentazione iconica dei concetti archetipici, ad esempio paperelle di gomma, bottiglie di ketchup, okay. Tutti i materiali sotto investigazione da parte dell'agenzia devono essere portati dentro attraverso gli ingressi privati. In caso il personale contravvenga a queste regole, notificare immediatamente il proprio supervisore. Ah, oddio, c'era lo zoom, io mi stavo ciecando. L'ho visto dopo lo zoom. Oh! Ma che? Ma si è aperta da sola? HRA protocol activated. Building lockdown. Internal lockdown. Ok, è successo qualcosa di brutto. È successo qualcosa di molto brutto. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Ciao Mario, l'ho cominciato da 5 minuti. Oggi è il primo giorno. Staff sorveglianza. Mistero. Iniziative per il data center. Costruzione. Mistero mistero. Secondaria, attrezzature d'ufficio. Costi di pulizie. Cancellato. Rimozione di muffa. Costi vivibilità. Quartier generale. Per la tabella dettagliata consultare la pagina 5, per il confronto delle tabelle degli ultimi 5 anni consultare la pagina 9. Ma noi non le abbiamo, riepilogo spese. Chissà che cosa sono quelle cose cancellate, o meglio, più che cancellate, censurate. Ci sono dei... Ah! C'è un sistema di tubi pneumatici. Ah! Ok. Ma tanta gente qua dentro, ragazzi. Ma perché di schiena? Ma alcune di queste foto sono un po'... Sono un po' strambe.
Andiamo a vedere di qua. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Oh, c'è una chitarra acustica in vendita per $50. Qua non si entra. Che cosa? Ah, pavimento bagnato. Ops. Vediamo un po'. Ok, censurato uno squalo in censurato, malgrado fosse sotto controllo uno squalo. Censurato il permesso di censurato, seguendo il protocollo di base censurato. Sparate per uccidere, censurato, buona fortuna. Uno squalo all'attenzione generale, censurato. Ok, non sono molto comodi però questi promemoria messi così. Cioè, fondamentalmente la seconda persona che lo legge già non sa più nulla. Che li lasciano in giro a fare, scusate. Cioè, non ha molto senso. Questo è quello dello squalo. Salve, come probabilmente già sapete, i rapporti R4 devono essere completati entro la fine della settimana. Stiamo ancora attendendo. No, attendendo i rapporti da un certo numero di persone. In caso vi serva una proroga, richiedete il botaulo R4. R4E al vostro supervisore. Se pensate di essere esonerati dalla presentazione del rapporto R4, vi servirà il permesso scritto da parte del vostro capo dipartimento. Ricordate, i rapporti R4 sono obbligatori, come da sezione 75.2 del manuale degli impiegati. Sì, ma io non conosco la sezione 75.2. Se i vostri rapporti R4 necessitano di richieste interdipartimentali, contattate il relativo capo dipartimento, dottor Darling, signora Marshall, signor Salvador o signor Kirklund, se necessario. Essi saranno impegnati giovedì nella revisione annuale del regolamento, per cui programmate la richiesta per tempo. Saluti il vostro team di amministrazione. Grazie, team di amministrazione! Cosa? Dove sei? Tu che canticchi? C'è una valigetta aperta là! Ma viene da qua. Ah, è lui che canticchia. Adesso vado a parlarci, ragazzi. Prima volevo vedere qua dentro. Ma c'è un cowboy. Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no helmet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. Cosa? I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Ok. Ciao dottor Calvin. Allora, avevo lasciato dietro una parte che ero curioso. Adesso non so se c'è qualcosa che non va. Questo non è il corridoio da dove sono venuto. Sì, è il corridoio da dove sono venuto, ma non è più il corridoio da dove sono venuto.
Ragazzi, se già sapete qualcosa, mi raccomando, e ve lo ridico, mi raccomando, tenetevelo per voi. Qualsiasi consiglio, suggerimento, tenetevelo per voi. Ma anche tipo, guarda quello, perché se guardi quello capisci di più. Se non lo faccio, non lo faccio. Quindi tenetevelo per voi, grazie ragazzi. So che è difficile resistere. Questa già l'abbiamo vista, ce ne stanno un bel po' di quadri come quello. Ma anche l'ingresso. Non è come... Ok, i bagni almeno sono normali, ragazzi. Tranne lo scopettone nell'angolo. Qua c'è qualcos'altro? So che devo andare nell'ascensore, però mi volevo impicciare un altro pochino. Qua è dove già siamo stati prima. Praticamente abbiamo fatto... Cioè, il corridoio è cambiato, abbiamo fatto il giro. Oh! Cioè... The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Ciao Sefirto! Ciao cugino! Si aprono in maniera strana, vero? È tipo X-Files, una specie, Dottor Calvin. È basato, credo, sui file SCP. Tutte quelle cose stranissime con i manufatti, artefatti, oggetti comuni che in verità sono dotati di una coscienza e di una volontà. Come la va, Nabber? Ciao, Bofur! Hai shoppato Control? È all'interno del PlayStation Now, che io non avevo mai attivato perché non c'era niente che mi interessava giocare, perché o già ce l'avevo tutti o gli altri non mi piacevano. Quindi ho visto che hanno messo Control, dato che era uno dei giochi che ho detto prima o poi lo giocherò perché mi intrigava molto. E oggi è il giorno. Quindi c'era la prova gratuita di 7 giorni, ma credo che lo finiremo un pochino prima. Oldest House. Ciao Yuseb, buongiornissimo, ben arrivato. Pistachios, hot and spicy, taste, no, trail mix, cracker,
potato chip, pretzel, proteine, fibre, ah, cioè, vai prima di proteine, poi vai di fibre, ti svuoti e riparti con le proteine. Lo abbiamo appena iniziato, Yuseb. L'abbiamo iniziato veramente tipo, ragazzi, da 15 minuti. Poi calcolando che io mi sto vedendo tutto l'impossibile perché è un gioco pieno di dettagli. Quindi non vi preoccupate, siamo andati molto. Ok, no, non ce l'ho. Quindi se siete arrivati adesso, non vi siete persi quasi nulla. Tranne alcune cose un po' strane, però diciamo ancora nella norma. Ma lo stai giocando in streaming? No, l'ho scaricato. Non disturbare. Barbara, non voglio essere disturbato. Annulla tutti i miei appuntamenti per oggi, per tutta la settimana. Non posso fidarmi di loro, Barbara, di nessuno di loro. Firmato Trench. Com'è che si chiamava il direttore del posto? Perché c'era. Mi sa che aveva. C'era anche un suo riquadro qua, vero? C'è il nome, eh? È lui, è Trench. Si chiama. La Caria Trench. Ma c'è una foto sua in ogni cavolo di stanza. Cosa? Oh! Non so se è una buona idea, ragazzi. Aspettate. Aspettate. Ah, Zaccaraia. Something's outside. Fuori. No, I was coming here. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Ok.
Wow, cosa? Ehi là? Non sembra amichevole, vero? No, non sei. Che cosa sei? Oh, ok. The same gun. Okay. Now I have a gun. Posso mirare? Ma... cioè le munizioni sono le parti della pistola? Le munizioni sono le parti della pistola. Oh, ok. Cioè la pistola spara pezzi di pistola? Wow. Va bene. C'è una schivata? Wow. Cavolo. Pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Ma non è che forse non conviene vedere qualcosa qua dentro prima di uscire? No, eh. Wow. Ok. Ok. No, no, tranquilli, vado. Mica era una visione terrificante. Whoa! No!
Che cavolo? Che cos'è? Che cosa? Arma di servizio OOP1KE. Procedura di contenimento. Non è richiesta alcuna procedura particolare. Parautilità? L'oggetto è di forma variabile. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi di... censurato. L'oggetto deve essere legato esclusivamente a individui che aspirano al ruolo di censurato. Sarà di direttore? Però forse è troppo lungo. L'oggetto determinerà se censurato. Se rifiutato, la candidatura verrà respinta. Questo processo è dettato da censurato, malgrado i suoi criteri siano sconosciuti. Contesto. L'oggetto è stato scoperto all'interno della Oldest House, nella stanza ora usata come ufficio del direttore. L'ipotesi più comune è censurata, molte forme nella storia. Censurata, Mjolnir, Excalibur, Varunastra, tutte le armi che è censurata dei loro possessori. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate dal subconscio collettivo, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Ah, OOP è oggetto del potere. Sarà object of power. Se gli oggetti del potere sono la convergenza di forze basate dal subconscio collettivo, ok, questa potrebbe essere la manifestazione originale di quell'evento. Se questo è il caso, censurato, vedere la presentazione del dottor Darling 11.1 per maggiori dettagli. Ok. Ah! Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, head of research, Federal Bureau of Control. Peccato ragazzi che non si riesce a vedere l'immagine sulla lavagna. L'agenzia dispone di molto personale per la sicurezza interna. L'IS ha sfruttato rapidamente questo fatto. Le guardie IS usano fucili standard Bullpup in dotazione prima della corruzione? Mentre le guardie armate hanno con sé fucili a pompa. Non hanno abilità paranaturali visibili, con l'eccezione che certe forme di guardie IS sono protette da un denso scudo di risonanza IS, in grado di fermare i proiettili. Questo scudo è forse il risultato di una corruzione prolungata da parte dell'IS? L'IS matura negli ospiti organici col passare del tempo? Sono necessari altri dati. Ok. L'IS punta a individui addestrati a combattere. L'IS ha questo livello di consapevolezza? L'IS usa gli ospiti per compiti che meglio si adattano alle loro caratteristiche? Gli ospiti addestrati per combattere vengono riservati al combattimento? Queste sono domande per un passo successivo, ma è chiaro che gli individui corrotti mantengono la conoscenza dell'uso delle armi. Fare riferimento al fascicolo censurato per il rapporto completo. Ciao Deantro, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Quindi praticamente... questa IS corrompe le persone? Guardia di sicurezza corrotta dall'IS? Oh, ok. Dice questa IS che corrompe... cioè... ma che... scusate?
Ma siamo noi! Ma... Oh, errori sono stati fatti! Errori sono stati commessi! No! Oh, sono contento, Antro! Affari esecutivi. Che cos'è quel cerchio là in basso a sinistra? Che cos'era quel rumore? L'avete sentito? Aspettate, mi alzo un po' il volume. L'avete sentito quel rumore? Che cos'è? Perché è tutto rosso? Chi è? Chi è? Ma si può entrare qua dentro? Ah no, perché è quella porta rossa? Ok. La hotline. Secure line of communication. Guide us. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Ok. C'è una persona fluttuante. C'è una persona fluttuante. Ma è lui che... Yo, yo, wow, 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 ehi! C'è uno che sta per girare l'angolo, lo sapevo. Ma... Wow, ok. Wow, che colpo! Bella mira, Mal. Bella mira. Che cosa hai in faccia? Mannaggia, gioco. Ok, che cos'è questa cosa? Lettura indefinita? Cos'è lettura? Cos'è lettura indefinita? Materiale concettuale. Troppo basso, non si possono attivare i sottotitoli anche... Aspettate. Forse... Volume al massimo. Non si possono attivare i sottotitoli anche dei... No. È perché io li sento solo come sussurri, ragazzi. Non so se voi li sentite un pochino più alti. Vediamo un po'.
Programma per la prossima riunione esecutiva. Costi crescenti per la risposta EMA. Aggiornamento sulle pratiche di eradicazione della muffa. Prossima revisione dei salari annuali. Ricerca e controllo di un nuovo fornitore di caffè. Venite preparati, grazie per il vostro tempo prezioso. Non sono stato ferito, Cesare. Ma quando me l'hanno fatte tutte ste foto? Sulla lavagna non c'è scritto nulla. Aspettate un attimo. Sono riuscito a sentire soltanto ogni tanto il pavimento, però. E poi come fai a sapere che... però non ho sentito il resto. Reminder: if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Ok. Ma perché c'è uno che salta da una scala? Ma domanda, se io... Ok. Io no, non volevo entrare qua, ragazzi. Mi mettono un po' di inquietudine tutte queste persone appese. Miglioramento salute? Mod personali. Miglioramento salute. Ok. Che cosa? Che cos'è? Perché è una cesta. Sembra una cesta. Non riesco a capire perché si mischiano. La felicità viene da... Puoi spingere le dita attraverso qualcosa? Ok. Peccato che non hanno messo i sottotitoli anche per quello, perché cioè io me lo sono alzato un bel po' il volume, ma lo trovo ancora molto basso. Cioè ho paura di alzarlo troppo, perché poi mi sa che se sparo partono le orecchie. Prenotazione per cena alle 19 al Chez Ambré. Tua moglie la raggiungerà lì, non faccia tardi. I fiori sono disponibili alla reception all'ingresso. Ricordi, compie 46 anni. Ma credo si possano sentire.
Però ho paura di alzare troppo il volume, perché poi so che di solito quando lo alzo troppo faccio una brutta fine, cioè le mie orecchie fanno una brutta fine. Cos'è questa schifezza? Ah, è il muro rotto. Ok, forse però. No, andiamo prima a vedere qua dentro. Non sembra che li abbia protetti molto, vero? Ciao, Trupain, buongiorno, ben arrivato. Memoria della casa. Memoria della casa. Non ha alcun livello di autorizzazione, molto bene. Indagini sugli EMA. EMA. Marshall! Abbiamo controllato quel sospetto EMA a Duluth. Non era nulla, come l'incendio a quella casa in precedenza. E il malfunzionamento dell'asciugatrice ancora prima. La mia squadra ne ha abbastanza di questi incompetenti. Dobbiamo trovare il modo migliore per distinguere i falsi EMA da quelli reali. Oppure dovrete assegnare quegli agenti a qualcos'altro per un po'. Comunque ci stiamo dirigendo al ranch degli Sherman, il prossimo della lista. Speriamo di trovare qualcosa di più interessante. Distinti saluti, agente speciale Keenam. Quindi gli EMA saranno eventi, entità, qualcosa? Qua ho controllato su queste scrivanie, eh? C'è nulla, ok. Wow, ma perché queste luci? Mamma mia, mi ha preso un colpo. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Valutazione dei visitatori. Come gestire i visitatori non previsti? Iniziare in questo modo. Benvenuti al Federal Bureau of Control, fondato nel 1964 come parte dello sforzo per rafforzare le relazioni governative. Siamo felici di prestare servizio per gli Stati Uniti e il suo popolo alla ricerca dell'eccellenza in tutti gli aspetti delle infrastrutture della nostra stimata nazione. Se non dovessero andarsene, ponete una delle seguenti domande. Siete qui per incontrare qualcuno? Siete di New York o solo visitatori? Come avete trovato questo posto? Se le loro risposte sono innocue, spiegate che questo è un ufficio federale di sicurezza e quindi non possono restare. Lestale. Restare. Se le loro risposte sembrano censurato, scortateli in una stanza privata. Eseguite poi la valutazione psicologica Gunnars. Se la loro risposta è nella gamma accettabile di anormalità, consultare la tabella allegata, gamma accettabile di anormalità. Censurato immediatamente. Ricordate, non si è mai troppo sospettosi. Gamma accettabile di anormalità. Io voglio adesso vedere questa tabella con la gamma accettabile di anormalità, ragazzi. Cioè, sono veramente curioso. Esame degli argomenti paranaturali, leggende metropolitane. Si crede che le leggende metropolitane influiscano sulla creazione di materiali alterati, ma possono anche decidere le caratteristiche di un evento del mondo alterato. Le leggende metropolitane sono concepite come l'evoluzione moderna degli archetipi di Jung. Riconosciamo certi censurato, informati dal nostro censurato, e resi popolari dai media. Abbiamo ripetutamente provato che le leggende urbane possono essere censurate artificialmente nella cultura popolare usando Censurato, il programma televisivo antologico creato dall'agenzia. Una volta piantati i semi, l'immaginazione ne acuisce i dettagli. Le
Certi fenomeni paranaturali contengono chiari elementi di folklore popolare, ma che succedono solamente nei censurato, un paio di forbici che consumano censurato umano attraverso due buchi nel censurato. Ve lo rileggo. Un paio di forbici che consumano censurato umano attraverso due buchi nel censurato. Questi dettagli che vivono nella mente di molti sono stati rafforzati tramite la convinzione. Leggende metropolitane non sono solo storie per bambini, sono realtà paranaturali in attesa di avvenire. Fare riferimento al documento 4936942 per il rapporto completo. Ok, non guarderò mai le forbici con gli stessi occhi, ragazzi. Sarò sempre preoccupato che le forbici possano assorbire qualcosa attraverso due buchi. Ok. Ok. Qua sotto scenderà tanta gente malvagia, vero? Che cosa? Cosa? Dio, devo saltare giù? Questa è un'arena, quelli scendono. Polaski! Non fare così, Polaski! Polaski, parliamone! Polaski. Cavolo. Dannato Polaski. Peter Goodman, grazie mille del follow, gentilissimo. Ok, fatemi vedere che cosa abbiamo trovato prima. C'è un mod d'arma? Possibilità di ricoprire munizioni per colpo, 5% a segno. È l'unico che abbiamo. Tendenza nascosta. Categoria 1. Esecutivo, categoria 2 esecutivo, categoria 3 allerte. Abiti? Cosa? Talk to me. We saw you deal with the compromised agents. Ciao Claudia, buongiorno, ben arrivata. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual.
I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the Bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Non ci posso riparlare con lei? No. Qua dentro c'è qualcosa? Sì. Punti di controllo. Esame degli argomenti paranaturali. Punti di controllo. I punti di controllo sono luoghi che l'agenzia ha identificato come nodi vitali della Oldest House. Quando i dispositivi di armonizzazione appropriati vengono disposti intorno al punto di controllo nell'organizzazione di un censurato, l'area circostante non subirà alcuna alterazione dell'edificio imprevista. Questi punti di controllo vengono scoperti tramite rilevazione censurata di un ping non ostruito utilizzando il censurato in un raggio di 11 metri. Numerosi ricercatori hanno provato a definire i punti di controllo, chiamandoli giunzioni nervose o censurato, o ancora punti vulnerabili della Oldest House. Il fattore comune in queste teorie è che i punti di controllo sono suscettibili all'influenza esterna, cosa che ci consente di stabilizzare la Oldest House e lavorare al suo interno con più fiducia. In teoria questa tecnologia potrebbe essere estrapolata per stabilizzare l'intera Oldest House, ma i test hanno rivelato che alcune parti dell'edificio si rifiutano di essere censurato. Fare riferimento al fascicolo 725-27-88 per il rapporto completo. Ciao Ringo, ciao Uomo Tigre, buongiornissimo ragazzi, ben arrivati.
come state? Mi posso chiudere dentro? Ok, no, non è cambiato nulla. O forse sì? Cos'era quel suono? Cosa? Ah. Cosa? Si sente un suono strano. L'abbiamo disintegrato. This si manifesta negli ospiti umani in molti modi. La forma più comune e meno intensa si vede nei molti agenti corrotti che fruttano in tutta l'agenzia. Gli agenti IS mantengono il loro aspetto umano, non mostrando chiare modifiche fisiche. La differenza più grande rispetto a un umano non corrotto è la possibilità di levitare. This in questa forma non ha mostrato comportamenti aggressivi, sembra volere solamente vocalizzare la strana suggestione all'infinito. Forse lo scopo di questi contenitori è di propagare la corruzione dell'IS, come le spore o un amplificatore di segnale wifi. O forse sono dei bozzoli che si preparano alla prossima fase evolutiva? Quando attaccati gli agenti IS spariscono, forse entrando in uno stato di invisibilità o subendo la trasformazione in una forma puramente risonante. Le ricerche sono in corso. Fare riferimento al fascicolo censurato per il rapporto completo. Come va il raffreddore? Quello io praticamente ce l'ho quasi permanente. Uomo tigre, però grazie. E prima di andare su da lei... È calata la risoluzione dello streaming. Guarda, Yuseb, se puoi togliti la... sulla rotellina. E togliti la selezione automatica della risoluzione. Sull'ingranaggio. Perché di solito è messa di default. Dove sei? Ah, stai là sopra. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board.
Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the Hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the Hiss destroy it all. Credo che sia quella. Don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Credo sia quella stanza rotonda in basso a sinistra. No, forse no. Io qualche altra domanda, se possibile, glielo vorrei fare. The hotline should be in the communications department. Where did the Hiss come from? I'm not sure. You said the Hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The Hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the Hiss to destroy it. With you on that, Emily. A proposito, ragazzi, vi vanno bene i sottotitoli così o li volete un pochino più grandi? Perché li posso ingrandire un pochino di più. Fatemi sapere se li volete un po' più grandi. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Quindi uno, se non cerca il luogo, non lo trova. Che forza. Ve li ingrandisco subito, ragazzi. Let me know. The hotline should be in the communications department. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me?
I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that, given the circumstances. I think I will. Yeah. Hmm. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Quindi praticamente gli oggetti del potere sono oggetti comuni collegati al piano astrale che contengono effettivamente qualche sorta di potere, ma possono essere usati anche nel loro senso comune. Cioè tipo il posacenere ha comunque sia la funzione del posacenere, anche se è un oggetto di potere. Invece l'oggetto alterato non può più essere usato normalmente. Un posacenere oggetto alterato non può più contenere la cenere. E per qualche strano motivo. Ah, aspettate. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be... Ok. Gli oggetti del potere possono essere utilizzati. Cioè possono essere... si può controllare il loro potere e quindi si possono utilizzare, mentre gli oggetti alterati non si può controllare il loro potere e quindi non possono essere utilizzati. Adesso è chiaro. So HRA stop you from becoming his. Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Ciao, sono Sam. Buongiorno, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Ok, ci sono tanti quadri con tante foto, forse... Ce ne sono tanti ancora vuoti. Sono tutti i direttori che sono stati qui, perché mi sembra che l'ultimo sia Zaccaria. Ne hanno già preparate altre? Mm. Che bello. Quindi in teoria dovremmo andare verso nord. In teoria. Non so se passare da sopra o da sotto. Potremmo però andare a vedere... Scusate, di qua che cosa c'è? Qua sopra. Qui da dove veniamo? Mi incuriosiva tantissimo, sono Sam. E stavo aspettando un momento
diciamo, un pochino morto per giocarlo. Allora, in teoria dovrei andare là, mi sa. Andiamo a vedere prima sopra, però. Mi sa che questa è la strada che abbiamo fatto. No, mi sa che qua non ci siamo mai andati. Miglioramento energia. Energia più 5. Qualcos'altro qua? Sento dei rumori strani. Entra nel dipartimento comunicazione per trovare il telefono rosso. Non conosceranno il sacrificio necessario da parte nostra, non ne hanno bisogno. È cambiata la scritta, prima era un'altra. Lamentela sullo spostamento del bagno. Ascolta, so che non puoi controllare le alterazioni degli edifici, ma la toilette del piano esecutivo manca ormai da settimane? Mi sono fatto il posteriore a Islamabad per 3 anni, mi sono guadagnato il diritto a un buon accesso vicino all'ufficio. Se non riesci a riportarlo, vedi almeno di scoprire dove è finito. Scusate, è che mi aspetto tipo che uno selezioni il piano con l'ascensore, si apre la porta dell'ascensore e si trova nel bagno. Oddio. Guarda, li gioco proprio così normalmente i giochi, sono Sam, quindi no, non è molto differente da qualsiasi altro gioco. Rieccoci! Scusate ragazzi, ogni tanto esplodono i server in questi giorni. Quindi... siamo tutti sulla stessa barca. Ogni tanto purtroppo... Vediamo un pochino. Restrizioni tecnologiche. The Oldest House impone certi limiti alla nostra agenzia, ma quello più restrittivo è l'impossibilità di usare certi strumenti tecnologici. The Oldest House non permette dispositivi in grado di ricevere o emettere segnali censurato. Le onde radio sono l'unico segnale trasmettibile nella Oldest House, e persino queste sono spesso poco affidabili.
Se si considera il potere dell'inconscio collettivo, è possibile che certe tecnologie siano troppo nuove nel censurato culturale della Oldest House per essere censurato. In maniera analoga, questi oggetti non sono conosciuti per essere ricettacoli, per stati alterati. La tecnologia sta forse avanzando troppo rapidamente perché si verifichi censurato. La tecnologia tende a sparire o a non funzionare qui, alle volte in maniera violenta. Censurato agenti sono rimasti feriti da telefoni cellulari esplose nelle loro tasche mentre entravano nella Oldest House. Fare riferimento al fascicolo 419-1935 per il rapporto completo. Questo però, grosso modo, già l'avevamo intuito. Questo è sempre... Questo è quello di... È la strada di prima. Sì. Qua non posso entrare, mi serve un'autorizzazione. Perché qua già ci dovrei essere passato, in teoria. Qua non sembra ci sia nulla. Aha! Molla qua. Un altro materiale lettura indefinita. Qua? Ok, qua già c'eravamo venuti. Qua già c'eravamo venuti. Quindi forse... Allora, là c'è l'ufficio del direttore, già ci siamo stati. Però no, anche se non ricordavo questo piano. Cioè, non ricordavo quella stanza. Infatti qua non ci siamo venuti. O sono comparse dopo queste casse? Perché non me li ricordavo. Sì, comunque le porte così sono inquietanti. Ma sono post-it. Ma sono post-it. E qua era dove stavamo prima, ok. Mi sa che qua abbiamo visto tutto, ragazzi. Laggiù c'era l'altra radio. Qua mi sa che abbiamo visto proprio tutto. Tranne forse di qua? E niente ragazzi, facciamo così, provo un attimo a vedere se ci sono dei server un pochino più stabili perché continua ad andare su e giù la linea da questo. Ci rivediamo, spero, fra meno di 5 minuti. Tento di tornare il prima possibile ragazzi, mi dispiace ma tanto è inutile continuare così e gli è iniziato a prendere veramente male. E quindi cerco di tornare il prima possibile. A tra pochissimo.